Sia lodato Gesù Cristo, ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, giovedì 26 maggio, San Filippo Neri. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio che sempre esalti i tuoi servi fedeli con la gloria della santità, infondi in noi il tuo Santo Spirito, che infiammò mirabilmente il cuore di San Filippo Neri, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: un poco e non mi vedrete più, un poco ancora e mi vedrete. Allora alcuni dei suoi discepoli dissero tra loro: che cos'è questo che ci dice un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? E io me ne vado al Padre. Dicevano perciò: che cos'è questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire. Gesù capiva che volevano interrogarlo e disse loro: state indagando tra voi perché ho detto un poco e non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete? In verità io vi dico, voi piangerete e gemerete, ma il mondo si rallegrerà, voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Possono sembrare parole strane queste di Gesù: un poco non mi vedrete, un poco ancora e mi vedrete. Certo, Gesù sta parlando del fatto che da lì a poco sarebbe stato catturato, imprigionato e ucciso. E con questo si riferisce al fatto che tra poco non mi vedrete. Ma dopo 3 giorni Gesù è risuscitato e si è fatto vedere dai suoi discepoli. E questo significa: un poco ancora e mi vedrete. Beppi, fermo lì! C'è però anche qualcosa che riguarda l'esperienza di tutti i credenti, di tutti i tempi. Anche i più grandi santi mistici, come San Giovanni della Croce, e anche i più grandi santi della carità, come Madre Teresa di Calcutta, hanno avuto dei momenti della vita in cui non riuscivano più a vedere Gesù. Una esperienza che è stata chiamata la notte della fede. Significa che anche se Gesù è accanto a noi tutti i giorni della nostra vita e fino alla fine del mondo, tuttavia non sempre siamo capaci di accorgercene. Ci sono dei momenti in cui ci sembra che sia davvero assente, in cui non percepiamo la sua provvidenza, non sentiamo la sua voce, non riusciamo a pregare con sentimento. Sono quei momenti di aridità in cui tutto ci può sembrare insensato. Gesù ci annuncia e ci mette in guardia da questi momenti neri e ci spiega che non potremo evitarli in nessun modo. O prima o poi la notte della fede arriverà. L'unica cosa che possiamo fare è aspettare con pazienza che la notte passi e spunti il giorno. Voi sarete nella tristezza, ma la vostra tristezza si cambierà in gioia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche questo giovedì, come sempre, dedichiamo le nostre preghiere ai fratelli e sorelle che soffrono nello spirito e nel corpo. Preghiamo anche per i loro familiari e le persone che si prendono cura di loro. Grazie davvero per le vostre preghiere. Ciao ciao, abbi cura di te.